mollato una partita. Io non me la prendo né con l'arbitro, non è perché rigore quando l'hanno segnato e ce n'erano almeno due per loro, perché bisogna essere onesti intellettualmente, non bisogna prendersi in giro, perché almeno loro avevano due rigori, poi l'arbitro nell'errore che ha fatto si è ripensato, sono andati, quindi oggi abbiamo regalato una partita. Io non vedo nessun'altra scusante, oggi abbiamo regalato una partita. Come sempre in casa. Come sempre, sì, ma questo sicuramente sarà sì, è sintomo che bisogna che noi, che si abbassano tutti questi toni, che non si vive più sugli allori, che per tre punti una domenica se va, vinciamo il campionato, non siamo pronti sicuramente, non riusciremo a vincerlo, credo, così specialmente non lo vinceremo e quindi faremo quello che de meglio potrà avvenire, però le ambizioni sicuramente. E voglio dire, io per primo da presidente, come primo uomo della società, mi rendo conto che non è una squadra che comincia a campionato, perché oggi abbiamo regalato una partita, consentitemi di dire, merito allo Scandicci, ma una squadra nettamente inferiore a noi, l'avrete visto credo tutto il mondo, sì. Domenica ci siamo riusciti perché Nicola tira fuori dal cilindro il Cunino, se no era la stessa identica cosa, quindi evidentemente i ragazzi non sono pronti, non lo so, forse non sarà pronta forse neanche la società, perché è troppo giovane, troppo nuovo, poi io e il vicepresidente che sta là forse capiamo poco di calcio, però è così, io sicuramente... Però nessuno ha parlato di vice campionato, no, però già si sentivano, siamo lì, siamo a tre punti, siamo così fanno magari bene a sognarsi, siamo da nessuna parte, bisogna prendere atto che non siamo da nessuna parte, non siamo niente, questo è proprio, oggi io la mia partita la interpreto così, che non siamo nulla, perché con uno Scandicci del genere oggi signori cari, gli è piaciuto quindi nemmeno l'impegno della squadra, no, di 10. Non mi è piaciuto la gestione proprio della partita, non mi è piaciuto nulla. Oggi credetemi, sono veramente. Vivendo da dentro la situazione, qual è il problema di questa vita? Non lo so, non è compito mio sapere qual è il problema di questa. Io e il vicepresidente Vesti i nostri impegni li onoriamo tutti. Io faccio una valutazione che mi sembra insomma parole forti, sì, sicuro, assolutamente. Faccio una valutazione che questa squadra comunque è seconda, l'altro anno certo. A questo punto del campionato ha finito. Siamo bravi ad essere secondi. Vuoi dire bello? Però per chiudere, non siamo una squadra pronta per chiudere un campionato. Quello penso che nessuno lo credeva già. Io voglio smorzare i toni, non voglio promettere nulla, perché me ne rendo conto per primo io guardando le partite che non c'è nulla da promettere. Perché come potete sentire la stampa poi alla fine dei giochi, quando si sbaglia la società che sbaglia, quando la vita si vince è il gruppo tecnico che vince. Allora io dico questo semplicemente perché non voglio che poi venga detto ma la società, perché la società ha fatto questo, ma perché una società che non è all'altezza. No, allora smorziamo i toni, non siamo pronti sicuramente, io Lotti, la mia partita che ho visto oggi è questa e credo che non potete smentirmi assolutamente, perciò. Quindi questo io parlo, oggi faccio un esame analitico della partita. La vita in pesa non è pronta, credo che lo sapete anche, l'avete visto anche voi. Buonasera presidente, sono Giorgio Attorico da Roma di Rete Oro, buonasera. Due cose. Però, Riccardo, secondo me c'è stato anche un pizzico di sfortuna, ma non per la partita di oggi, per la partita per questo avversario. Avete giocato, vincevate 1-0 10 giorni fa, io non ero presente, partita sospesa al 46esimo con un altro allenatore. Viene un nuovo allenatore che domenica rimonta 3 gol allo Spoleto, un motivatore, una squadra che oggi uno Scandicci che è sembrata molto motivata, io non l'ho vista 2 settimane fa, però quello che dico, lei ha detto la Viterbese adesso non è pronta per vincere, non è in grado, con 2-3 ritocchi abbiamo una finestra di mercato a dicembre, la società sta pensando eventualmente di colmare quel gap per arrivare al San Sepolcro? No, la società sicuramente non farà investimenti sul mercato, questo l'ho già detto, l'ho preannunciato. Se arriverà forse questo Collino, perché l'Under costa pochissimo, il resto non mettiamo più mano al portafoglio, questo è categorico, lo dico subito oggi perché così almeno non lo chiedete più, quindi se credete che arriveranno rinforzi importanti questa cosa non me la mettete in testa, perché ve lo posso garantire io per primo che non arriveranno sicuramente. Qualche giorno fa però la situazione è un'altra, ma è uguale, però ci rendiamo conto che secondo me per quanto riguarda poi a me poi ci sarà un gruppo che è il vicepresidente, insomma, e ragioneremo, ma secondo me non vale la pena investire, io la vedo così. Poi oggi è pure un po' uno sfogo per me, ma credetemi, sto veramente amareggiato. Sto amareggiato perché credo che possa essere una decisione che prendete così dovuta al. No, però ad oggi io posso dire sicuramente che noi rinforzi importanti non li faremo sicuramente, ma anche perché comunque non ci sono le possibilità.
Giuliano, al di là della rabbia e della amarezza del presidente che ci sta tutta dopo una partita del genere, sicuramente noi inizio stagione ci eravamo dati un budget, l'abbiamo fatto perché quello che prendevamo in mano era una cosa da portare a termine e quindi avevamo le nostre disponibilità, le nostre idee. Io non so adesso, alla luce di quella che è la situazione attuale, noi non ce la sentiamo di aumentare questo budget, di conseguenza quello che abbiamo è quello che c'è. Vedremo se sarà possibile una variazione dell'organico, ma inevitabilmente con esclusioni che riterremo opportune. Classico di Sangue 1-2? Ma perché no? Presidente, scusi, capisco la sua amarezza e la comprendo. L'unica cosa, il rammarico, che c'è una sola squadra che ha fatto veramente meglio di tutte le altre, con tutte le altre più o meno siete lì. Una sola squadra che ha trovato 7 vittorie in 7, e adesso sta leggermente rallentando. Però mi permetta, abbiamo visto dalla Serie A alla Serie B delle rimonte anche incredibili, capisco la sua amarezza, però come si dice in gergo, niente è perduto ancora, 6 punti in 19-20 partite. Ma sicuramente non sarà niente perduto, però è così, ne prendo atto. Io se voi avete sentito la mia intervista di domenica per radio, io non ho esultato per nulla, io non ho gioito per niente, non era a vedere la partita, me l'hanno raccontata, perché domenica abbiamo preso 3 punti, ma perché Nicola a 2 minuti dalla fine tira fuori il numero. Se no, la intervista era quella, con una squadra di ragazzini non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Oggi è stata la stessa cosa. Quindi voglio dire, come possiamo pensare di pensare da grandi se poi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua? Perché credetemi che quello che ho visto io oggi è perdersi veramente in un bicchiere d'acqua. A detta mia, l'organico della Viterbese, il potenziale della Viterbese non è questo. A questo punto c'è qualche responsabilità pure dell'allenatore oppure solo il tecnico ha la libertà, la scelta e la fiducia piena, perché tutto, voglio dire, stiamo parlando che siamo terzi o quarti, 20 punti, siamo secondi a pari merito con Casa Castalda, e questo è merito a parte, voglio dire, degli investimenti fatti da voi, ma è merito di farli, se non io nessuno glielo toglie, io non sto parlando del tecnico. Ci possono essere sviluppi societari? Sviluppi societari, la trattativa con Deodati? Se arriverà ve lo faremo sapere. È ancora tutto aperto. A me dispiace di una cosa, che non c'è un discorso un po' parallelo rispetto a quello che hai fatto, che questi playoff allora che li fanno a fare a fine stagione, se poi, scusate se vi interrompo, Carlo D'Alecchio ha ribadito pure l'altro giorno in un'assemblea, ieri è stato diretto il presidente Zarelli, che non ci saranno ripescaggi, ma che senso ha fare queste trasferte dal Lazio al Veneto a giugno con 35 gradi, scusate lo sfogo mio. È come la Coppa Italia, ma che cosa c'è da business anche senza vince il campionato? Ma sì, no, qualche volta, scusa, fino a qualche anno fa qualche ripescaggio c'era. Pomezia venne ripescato, poi ben vi ricordate. Sì. Però che senso ha? Mi presenta il circuito della Ciclopia, mi metto un po' nei suoi panni. Secondo me lei aveva molta voglia di vincere, sperava, ce ne eravamo di, quindi questo arriva pure un po' da amarezza del pregio, perché vincere oggi significava molto. Ma sai qual è la cosa più? La cosa importante, che una soltanto, è che qui io e il vicepresidente, per essere arrivati a questo punto, signori cari, non è che ci siamo arrivati perché la mattina ci siamo arrivati perché noi stiamo trascurando le nostre aziende, stiamo dedicando l'anima, la vita a questa società. Passiamo immancabilmente tutti i giorni qui, uno o io o lui, è vero, nel taglio purtroppo. Allora io poi mi vedo sfuggire, secondo me occasioni ghiotte come oggi, questo mi dicevo, quindi mi crollano addosso, mi rendo conto che comunque immancabilmente, caro Petricca, quando manca un gradino da fa non ce la fanno mai, quindi all'ultimo gradino non ci fanno sempre, non lo so perché questa cosa non riesco a spiegare. Non riesco a spiegare. Anche di carattere. Allora, l'anno scorso parlavamo che avevamo una banda di banditi, è vero. L'anno scorso hanno sofferto tutti perché non prendevano i soldi. L'anno scorso era veramente una gestione malannata. Quest'anno è tutto un opposto. Di cui peraltro scontiamo gli effetti. Sì, però quest'anno è tutto un opposto. Su qualche strascico. Quest'anno
nessuno ha da lamentarsi nulla, non capisco perché succede questo. Allora ci prepariamo a queste partite, ragioniamo, parliamo, cerchiamo di incontrarsi, ci vediamo, ragazzi, sì, poi entro in campo. Oggi abbiamo giocato in 8, o forse in 7. Non abbiamo giocato in 9, oggi forse abbiamo giocato in 7. Ma questa è una questione di testa. Allora, a maggior ragione Pedrillo, non abbiamo la testa per vincere, oggi non ce l'abbiamo. Però quello di quanto, quello di buono che è stato fatto, senti, è sotto gli occhi di tutti, però. Quindi, ma guardi, allora io voglio spiegare una cosa, no? Quando ho incontrato il signor Dodati e ci siamo messi a tavolo per ragionare, e dopo i primi ragionamenti che lui decideva del suo ingresso, se in quota societaria, e poi la sera mi sono confrontato con il vicepresidente, insomma con tutto lo staff, e quasi per come vanno le cose, c'era un senso di rammarico per noi, perché veramente da maggio siamo riusciti a creare tutto questo, quindi quasi una cosa come, ma poi guardarsi negli occhi e di Madonna, così come arriviamo a questo punto, quest'anno forse buttiamo tutto, veramente un senso d'orgoglio, solo questo ci lega a sta cosa, un senso d'orgoglio. Poi però ti rendi conto che, non lo so, forse per uscire il campionato c'è bisogno di trovare, se lo vogliamo uscire. Percentuale di uscita del campionato? Percentuale? Ma oggi è l'ingresso dei dotati. Sicuramente il signore porterà... In percentuale? 10, 0, 80? No, lui poi non vuole vincere. Percentuale di ingresso in società? Io Angelo l'ho sentito qualche giorno fa, che mi ribadiva che si sta preparando, quindi... Ma lui ha delle cose sue da guardare, da vedere, delle cose, insomma, da sistemare, credo amministrativamente, nel senso sta valutando come fare l'ingresso, come non, però me lo dava per certo. Faccio una domanda io, presidente, può essere cambiato lo scenario che Dodati può diventare proprietario della Vitalbesi, oppure questo è completamente escluso? No, se Dodati viene, dice voglio diventare il proprietario della Vitalbesi, lui ha la forza per poterlo fare domani. Valuta questa cosa lui oppure solo come diceva no, qualche giorno? Non lo so, forse probabilmente la valuterà con più certezza a fine campionato, se dovesse entrare adesso in caso di promozione. Sicuramente, lui ha idee ben diverse dalle nostre, ma anche perché ha un portafoglio ben diverso dal nostro, quindi lui non vuole vincere il campionato per due punti. Io ho assistito a una sua telefonata nel quale ha chiamato davanti a me due procuratori importantissimi di Serie A e gli ha chiesto almeno quattro uomini, dicendogli che devo vincere un campionato, mi occorrono quattro uomini. Quindi, lui ha sicuramente un altro potenziale rispetto a lui, perciò... Anche perché il mercato avrebbe 10 giorni. Avrebbe 10 giorni il mercato, certo. Quindi che la cosa si decida presto. Sì. Però dico una cosa, Presidente, che dopo anni di campionati mediocri, adesso stiamo in ballo, siamo tra le prime della classe, non provarci è un delitto. Perché in un'occasione. Dipende dal Presidente, sì, infatti, cioè, nel senso, dipende da loro. Cioè, no, nel senso che io motiverei al massimo i giocatori a votarti. I giocatori vengono motivati con due metodi essenziali, insomma. Uno è tecnico e l'altro lo sappiamo tutti. Quindi noi abbiamo il secondo aspetto, il compito nostro lo abbiamo onorato fino ad oggi, fino all'ultimo impegno in tutti i sensi. Su quello non metto in dubbio, allora vanno scossi psicologicamente. E quello purtroppo non compete a noi, perché se dovessimo usare i metodi miei del Presidente, forse la prossima partita dovrebbero giocare la metà dei giocatori. perché sai, quando uno ci si impegna su una cosa, quando uno c'ha un'azienda, quando uno fa un lavoro come il nostro, e quando si prefigge un obiettivo, alla fine, in qualsiasi modo cerca di raggiungerlo, quando poi dipende da cose che poi tu praticamente non gestisci, e poi alla fine, sai, se devi per forza tenere fuori, c'è tutte le persone fatte per quel tipo di attività, lo fai fare a loro, spingi, motivi il motivatore, fai tutto quello che puoi, noi ce la mettiamo tutta, però arrivato a un certo punto... Giustamente, come ha detto lui, manca il gradino. Cioè, non è manca tanto, perché siamo sempre nelle zone diverse. Sì, provarci, mi pare ovvio. Il gradino in questi casi però non è, sì. Cioè,
cioè il gradino che diciamo manca di solito è sempre più, diciamo che c'è una rampa di scale, una base poi per far salto di quella giorno un po' di più, c'è una rampa di scale, è una cosa leggera, quindi servono, cioè, voglio dire, io basta sapere, basta prendere la piena convinzione che noi oggi, e credo non in tante altre occasioni, in un'altra, ma proprio alla luce del sole, saremmo voluti stare con San Severo. Sì, immensamente, ho perso 9 punti. Esatto, quindi, ma... quindi voglio dire, signori, perché? Io se vedevo io la sincerità ad oggi io non ho visto una squadra che è nettamente superiore della nostra, io non l'ho visto, quindi non ho visto il calcio il quale ho visto una squadra, ah beh, questa è la squadra che gioca l'altro calcio rispetto non a noi, ovviamente pure per investimenti fatti, per carità, non è che voglio dire, cioè, ma voglio dire, il merito anche di questo è del più presente Mafra, che lui ha creato e pensato questa cosa. Ma è lo stesso noi società, e Mafra ci siamo sempre guardati negli occhi, non abbiamo mai pensato di poter vincere il campionato, così andavamo, c'era da soffrire, c'era da tribolare, pensavamo di aver fatto il meglio possibile con le risorse che noi abbiamo dato in mano a Mafra, e secondo me lo ha fatto. Ma è questo che a me mi fa più rabbia, è proprio questo, perché se io oggi avessi visto giocare una squadra nettamente superiore, alzavamo le mani, giusto Mori? Come abbiamo sempre detto, se poi trovi la squadra veramente che gioca calcio, che costa 150.000 euro al mese, che è un'altra cosa, tu ti arrendi e alzi le mani. Ma siccome le squadre costano 100.000 euro al mese, mi sembra che ci hanno vinto. Che al Castel Rigore, mi sembra che ci hanno vinto. Voglio dire, le grandi le abbiamo prese, le grandi le abbiamo affrontate e le abbiamo vinte. Quindi, poi, io vedo regalato i punti come oggi. Allora, è l'ultimo anello dei regali che abbiamo fatto perfettamente, allora, io mi rendo conto che probabilmente vuoi per mentalità, vuoi per quello che sia, no, non siamo pronti, indubbiamente la squadra non è pronta per essere grande, oppure se abbiamo paura di stare azione, forse non lo so, forse non ci siamo ancora resi conti dei nostri mezzi, perché come ripeto, se io vedessi la partita persa meritatamente, allora no, se la perdi meritatamente la perdi persa, poi non vince più. Però poi io vedo invece proprio regali fatti, perché oggi il rigore poi nemmeno l'hanno segnato, poi due non ce l'hanno dati a loro che c'erano dentro, oggi era una partita da chiudere veramente in 15 minuti, io credo, oggi era una partita noi avremmo dovuto chiudere in 15 minuti, cioè io non ho visto proprio giocare a calcio loro, noi l'abbiamo fatti essere bravi oggi, oggi la Viterbese ha aiutato lo Scandinci ad essere una squadra di calcio. Scusi, l'ultima cosa, quando lei ha detto che a Lanciotto l'unica cosa positiva è stata 3 punti, io ho avuto modo di vedere la partita contro Civita Castellana anche a novembre, anche lì che si è cominciato con un uomo in più, la Viterbese ha sofferto per 20 minuti contro l'ultima della classe, dunque probabilmente è anche un problema mentale, come lei sicuramente ha detto fino adesso. Ma ciò è stato la fotocopia di Civita Castellana. Poi sì, però scusate, io mi domando, esatto, io poi non so perché ci rimanevo noi in 10. E veramente se vede, se nota sta cosa, soffrimo la partita. Ci rimangono l'altro è uguale, soffrimo noi. Perché ci è capitato pure le partite. Anche la faccia oggi, presente, non è che si è visto tanto, secondo me è veramente smorso in 10, paradossalmente abbiamo giocato, abbiamo sofferto di meno, forse paradossalmente è stata di più, troppo stanca la allenativa, c'è questo rammarico e basta, voglio dire, credo che ce lo potete concedere sicuramente a me e Paolo, perché vabbè, tra 3 giorni perché fa male, un'altra partita, quindi c'è tempo di dimenticare, speriamo, il calcio da sempre un'altra cosa, per me è un rammarico presente per non aver fatto il salto, era altro che il rammarico che c'era l'altro anno, che vabbè, l'anno scorso ragazzi parliamo di tutt'altro, io l'ho vissuto, l'anno scorso quando mi è stato detto prendi le redini di questa, l'anno scorso a me mi è stato detto di prendere le